22 nella map mod map. Allora andiamo avanti un po' con le lavorazioni e cerchiamo di portare avanti il lavoro. Allora, nei terreni che ho io di in possesso ne abbiamo solo due a questo momento, l'11 e il 2, che sono stati seminati. Il resto è stato raccolto nel gameplay precedente ed è stato fatto cotone per un ricavato di quasi, non lo so, abbiamo fatto forse un paio di 2 milioni e 7 con le balle vendute. Per quanto riguarda le produzioni siamo anche ben messi abbastanza bene. Vendite non mi sembra che ce ne siano, no, va ben così. Dobbiamo andare avanti col tempo per fare nuove cose. Stavo un attimo valutando se la semina dell'erba si potrebbe ancora fare, perché vorrei prendere un campo ad erba, perché abbiamo questo ad erba, ma per il momento anche un campo ad erba potrebbe starci una cosetta tranquilla che viene anche bene. Valore pH buono non mi interessa, visto che abbiamo anche un bel po' di soldi. Vediamo un attimo di prenderci che mi prendo qualcosa di carino. Come sempre, prima di continuare con il gameplay, vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni in su, condividete, e giù in descrizione trovate tutti i link per seguirmi e supportarmi, e vi ringrazio. Per quanto riguarda questi soldini qua, mi servirebbero per comprare altre cose, però nel frattempo mi prendo un trattore. È che ci sono certi 107 cavalli, il 1050 vario, 369.000 euro, e andiamo a comprarcelo. Poi volevo un attimo aggiornare il parco macchine, perché abbiamo questa seminatrice qua da 8 metri, forse sarebbe il caso di prendere qualcosa di più serio. In offerta non c'è niente. Vediamo un che può seminare tutto da quello che posso vedere, sì, e sarebbe un 14.180 cavalli, ce la facciamo. È una mod, va ben così. Lì, una zavorrina, perché lo vedo un po'. Prenderla, almeno abbiamo un po' di sostegno da parte della semina, così ci diamo da fare. Ma perché ha uno sterzo un po' stupido, nel senso che non ha l'attacco a tre punti, per cui sterza anche in maniera un po' problematica. Vabbè, me lo farò, faremo Carla, evidentemente ha qualche bug, diciamo che ne ha molti bug, mi sa, sta seminatrice qua. Comunque vabbè, vediamo un attimo come si comporta. Ok, allora sto seminando questo terreno ad erba perché non ne ho uno di, diciamo, di stabile già creato da zero, per cui andiamo a crearlo. E poi comunque con la disponibilità economica che c'è ad oggi posso permettermi di prendere anche nuovi terreni in questo momento. Però quello che voglio prendere io tra un po' è il biogas, perché sinceramente mai preso in quasi nessuna mappa. Per cui andiamo a fare anche una cosa nuova che non ho fatto ancora finora. E andiamo, a parte che dovrei andare avanti prima. Comunque,
prossimo giro se riusciamo a fare una cosa fatta abbastanza che è un 500 passacavalli si fa sentire, insomma. Allora, io volevo prendere innanzitutto il biogas, perché è un, diciamo, un luogo che per me è sconosciuto. Allora, vediamo cosa è successo. Ah, ok. Allora, dobbiamo portargli insilato, liquami e concime e barbabietola da zucchero. Vabbè, non avendo animali, liquami è un po' complesso. L'insilato ce l'ho e anche il concime. Concime lo compriamo. Produzione di insilato che, come potete vedere, è bella ferma. Potrei anche attivarla, visto che mi prendo un cassone, vediamo un attimo se ce l'ho. Adeguato a ciò che dobbiamo fare, per cui, come sempre, i nuovi carrelli che ci sono vanno più che bene. Il lato, se non si produce, facciamo ben poco. Però produciamo qualcosa in più, sicuramente guadagniamo qualcosa in più. Tanto il concime 56 millilitri. Ah, non tanto però, Atto, insomma, anche no, visto che qualcosa ha lasciato. Bene. Purtroppo io vorrei fare anche altre semine, ma mi sa che pioppo non posso piantarlo. Vabbè, basta così, dobbiamo andare avanti adesso. Dobbiamo soltanto andare avanti col tempo e mettere in funzione il biogas, naturalmente. E gli porto quattro cose a sto biogas e poi ci siamo, in teoria. Non concime al biogas, che da qualche parte dovrebbe essere, eccolo qua. Ah, c'è un distributore, ok. Qua c'è un recupero liquami. Noi dovremmo essere qui. Qua. Eccellente. In produzione. Eccolo qua, il concime. 56 millilitri. Va bene, abbiamo preso un bel po' in più. Comunque adesso gli porto... beh, questo può anche star qua, visto che abbiamo trattori disponibili, e mi carico l'insilato, così il concime può star lì, l'insilato glielo porto io qua stalla, visto che per il momento soldi ce ne sono. Fieno, erba. Concime, l'insilato, i liquami non ce li ho, posso disattivarli, e le barbabietole da zucchero non credo di averle fatte, le dovremo produrre da subito. Molto bene, io intanto lo genero il digestato. Il problema è che non capisco, ma perché non mi fa l'energia e tutte quelle cose lì? Vabbè,
Io direi di andare a marzo. Sì, tanto con gli animali non dovrebbero esserci problemi. Anche che devo fare avanti e indietro con l'insilato. E continuare a scaricarlo, perché tanto lui adesso produrrà, diciamo, perché ne abbiamo 95.000 litri di prodotto, per cui va ben così. Stavo soltanto valutando all'insilato se l'è già seccato. Ah, però, e il concime invece, vabbè, produce anche bene. Sì. Allora qua bisognerebbe fare un bel pieno e lo lasciamo, vedete che lo lascio lì scaricare ed è perfetto. Certo che ne sta andando via di concime però, sti cavoli. Ma il digestato io non posso, vabbè, ce ne 5 milioni e voglia. Caricarci completamente e poi andiamo avanti. Abbondantemente l'accelerazione e anche qua veramente molto bene. Il punto è che forse non me le segna qua in vendita perché no, c'è il miele, il sorgo 542.000 euro al fabric, 600.000 euro il frumento, molto bene a gennaio. Qua a novembre dovremmo vendere le uova 4.200 e 4.100. Tanto per il momento non mi servono i soldi, per cui possiamo anche bene accumulare. L'unica cosa che devo fare è spegnere il concime, perché naturalmente mi devo anche ricordare di restare qua. L'erbicida deve essere pieno, per cui disattiviamolo. I semi sono da fare, per cui dobbiamo attivare il fertilizzante e attivare i semi del frumento e con un carrellino gli portiamo frumento orzo. Un carrellino, più che altro un trattorino mi servirebbe, eccolo qua. Ferma un attimo il tempo e dobbiamo andare a scaricare lì in farm. Sì, dai, me ne porto un altro, ora posso andare avanti. Silato, a gestirci. Mi fermo un attimino col tempo perché secondo me si è buggato un po', perché sempre 95.000 litri di erba. Cominciamo a scaricare e cominciamo ad attivarlo. Adesso gli porto anche il concime e ci siamo. Vita. Non lo so, non riesco a capire. Adesso me l'ha venduto, però no, boh. Tanto per il momento del digestato non me ne faccio niente. A meno che dal digestato cambia modalità, magazzinare generale. No, che dal digestato invece non è qua dentro, è da un'altra parte. Adesso voglio proprio verificare. Più fieno dalle pecore.
Perché mi vede erba e io non ce n'è, non ne ho erba? Dov'è che mi sta trattenendo l'erba? C'è un silo che mi dà fastidio. Vediamo un attimo cosa fare. Ah, c'è così. Devo portare un po' di cibo alle galline, però prima mi scarico tutto. È meglio iniziare a buttarlo qua dentro. Esatto. Ok, qua le galline sono a posto. Però noi dobbiamo andare a marzo, naturalmente. Teoria, esatto. Molto, molto bene. Lo scarichiamo qua. Allora, marzo è arrivato. Mi fermo prima che inizi a piovere. Perfetto. Qua siamo a posto. Questa produzione qua. Voglio capire se abbiamo paglia oppure no. Sì, ha voglia. Allora, questo aspettiamo un attimo, poi vado a recuperarmi la paglia. Niente di quei cassoni lì, me ne serve un altro perché vedo che quelli che ho non servono a una mazza. Ui, che cacchio hai? Facciamo il pieno di paglia. Qua va benissimo. Qua ancora. Vedete che è buggato. È completamente buggato questo. Eh sì. Adesso se arriva a 60 e si ferma, vabbè. Ma secondo me è buggato, esatto. Vabbè, lasciamo perdere. È proprio buggato. Che cacchio ha fatto? È buggato così tanto. Ma perché il concime poi? Vabbè. E comunque tra un po' credo che mi fermo qui. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni su, dei milioni like, commentate, condividete e giù in descrizione ho dato tutti i link per seguirmi e supportarmi e vi ringrazio. Allora, qua c'è sempre qualcuno, avanti, 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 ok. €8.800 dagli ingressi, vedete che era quello il punto che buggava tutto. Ok, per cui bisogna portare erba lì. Vabbè, non importa, prossimamente sistemeremo. Bene, comunque io per il momento mi fermo qui. Vi ringrazio per essere qui in mia compagnia, vi do appuntamento al prossimo gameplay. Ciao a tutti, grazie.